Allora, io sono Elisa e io sono Ania e voi state guardando Elias World. Comunque, prontazione. Il coccodrillo come fa? Si dice mangi troppo, non metta mai cappotto, che con i denti funga, che molto spesso pianga, però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo? Boh! Oggi vi elencheremo quali sono le cose che ci danno più fastidio. Buona visione! La prima cosa che odio in assoluto è quando le persone mangiano con la bocca aperta. Sapete quel momento in cui tu sei lì a gustare il tuo meraviglioso piatto e c'è invece quel fastidioso suono che fa ecco, proprio quello. Perché sai qual è il punto? Io non ci tengo ad esplorare la tua cavità orale ed esaminare il tuo processo di masticazione perché sai com'è. So già come funzionano queste cose. La prima cosa che non sopporto è quando sto parlando con una persona e qualcun altro si intromette. Io sono in preda a una bellissima conversazione, utilizzo parole colte, sto facendo un discorso con tutta la mia anima, sto facendo qualche cosa di epico. Arriva l'intelligentone di turno e si intromette. Ermingalda, lo sai che cosa ho studiato l'ultima volta per l'esame? Praticamente, lo sai che esistono le lingue pidgin e le lingue creoles? Sono due lingue. Una che deriva dall'altra, praticamente. La lingua creola deriva dalla lingua pidgin. E praticamente la lingua pidgin è una lingua molto molto semplice. E invece... Ragazzi, la sapete l'ultima? I pinguini non stanno al polo nord, ma al polo sud. E per di più non volano. Non è sconvolgente? Oh mio Dio. Un'altra cosa che mi dà profondamente fastidio è quando ho un appuntamento con qualcuno. Ci dobbiamo vedere alle 5:30, io arrivo, beh, magari anche io posso tardare un pochettino, ma 10 minuti, 15 minuti, ma non tre quarti d'ora o un'ora. Ed io sono lì nel luogo d'incontro, da sola, ad aspettare. E cerco di guardare il cellulare, di guardare a destra, a sinistra, magari potrei essere rapita nel mentre, quindi faccio finta di essere rilassata. Ma in realtà no, non sono rilassata per niente, perché quando cavolo arrivi? Un'altra cosa che proprio non sopporto è quando le persone parlano e mentre parlano mi toccano. Sapete che cosa vuol dire spazio vitale? Spazio, distanza tra me e te. Vitale significa che devi stare lontano da me. Tutto questo è spazio vitale, off limits, no, no. Per esempio l'altro giorno io sono andata al cinema. Davvero? E quindi? Ah, ma lo sai, un film bellissimo, ti gradirei se... Un bel film, che bello! Sì, era il live action. La terza cosa che odio di più al mondo è quando si dimenticano della mia pizza. Quel momento in cui, ad esempio, sei in una pizzeria con i tuoi amici, iniziano ad arrivare tutte le pizze e tu sei contenta perché finalmente puoi mangiare una bellissima pizza. Ma poi il cameriere arriva da te e ti chiede: scusa, qual era la tua pizza? Quello è il momento in cui capisci che la tua pizza è stata dimenticata. E tu sei lì cercando di far finta che in realtà non hai fame e che puoi aspettare. Ma non è proprio così, stai morendo dalla fame e tutti quelli attorno a te che mangiano felici e contenti la loro pizza. E tu devi stare lì ad aspettare ancora, fino a quando il cameriere ti porterà la pizza. E poi ci sono quelle volte in cui sei talmente sfigato che anche quando ordini le pizze a domicilio dimenticano la tua. Sì, la tua. Quindi abbiamo una margherita e una primavera, sono 11 euro. No, aspetti, due pizze, erano tre, ne manca una, manca quella con i Yustel. No, veramente qui ne ho segnate solo due, margherita e primavera, non c'è nessuna con i Yustel. E poi, l'altra cosa che mi dà assolutamente fastidio è quando le persone dicono cose stupide o fanno delle domande stupide e ti chiedi se queste persone ci fanno o ci sono, e ti chiedi anche se questa è la triste realtà o se oppure ti stai immaginando tutto. Allora ragazzi, quindi 2 più 2 fa 4, capito? Professoressa, non ho capito una cosa, quindi 2 più 2 fa 4?
Oh santo cielo, questi ragazzi, non li sopporto più. Se il video vi è piaciuto, mettete un bellissimo like, commentate quali sono le cose che non sopportate. Ovviamente iscrivetevi al canale se volete vedere altri video come questi, seguiteci sulle nostre pagine Instagram personali, ma soprattutto sulla pagina Instagram del canale. E oggi dobbiamo salutare due ragazze, Martina e Stella. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! No. L'ultima, eh? Che se, ti chiedi anche. Io mi vedo qua, lo sai, io mi vedo qua. Ti vedi? Sì, mi vedo, per questo mi confondo. Perché mi guardi così, non mi guardare? Ok. Che non proprio non sopporto dove dire, perché ti sto dicendo ovviamente. Oh, Enya. Ciao a tutti, questa è la mia mano. Basta, vai. Ma allora, sciarpa di turno, un altro intelligentone. Allora, abbiamo una margherita e una primavera. Vai, di no. Aspetta, vai. Sono buono. Vai.